L'idea è nata perché in questo momento in cui l'arte di strada, che comunque ha una cosa buona, è quella che i giovani vogliono dire io ci sono, io esisto, io ho una cosa importante da dire, deve trovare un luogo dove potersi esprimere, un luogo che sia anche un'area di rispetto per il loro lavoro, che è importante e che quindi deve poter poi crescere oltre la strada, ma anche per la collettività. Sto lavorando sulla superficie, sulla questione della superficie e l'epidermide, quindi ricostruendo un pezzo già presente nella galleria, lavoro su questa questione della stratificazione della pelle e infatti il lavoro si chiama Compreso Tra. Mi piace il rapporto, mi incuriosisce vedere come interagisce la gente con gli spazi che cerco di costruire. Guardando nelle strade, guardando certi scorci, certe pareti di alcune vie di Milano, quali erano Via De Amicis, il quartiere ticinese, che erano luoghi di scambio, di informazione, non c'erano cellulari e non c'era internet, e l'accumulo spesso non pensato di basso livello, tra virgolette, mi hanno sempre colpito. Le mie tele cercano di riproporre quelle composizioni attraverso perciò collage di tantissime immagini provenienti da qualsiasi tipo di supporto. L'idea è stata presa da un disegno di Leonardo e è stato realizzato questo video con una camera che gira attorno e questi movimenti, questi spari che accadono e avvengono nel tempo, e quindi è una sorta di rappresentazione dell'arte della guerra. Da sempre l'uomo disegna sui muri, pensiamo anche alle incisioni rupestri dell'epoca preistorica. Poi l'osservazione è che questo desiderio di parlare a tutti e in modo che duri per sempre, perché la roccia è qualcosa che è indistruttibile, cresce nel tempo e più si allarga la platea del tutti, sembra quasi che il supporto si indebolisca. I giovani che vogliono lavorare sulla strada hanno dentro questo desiderio di durare e di dire una cosa importante, quasi una cosa solenne. La mia croce arriva, allora praticamente ho fatto questa installazione, tele singole, tutte attaccate tra loro a formare una croce, per quale motivo? Adesso si parla tanto di questo problema della croce, che vogliono toglierlo da tutte le parti, e ho voluto fare una piccola provocazione con la mia arte, con le mie opere, per dire che la croce non si tocca. Come si intitola la tua opera? Equus asinus. Che è? È il nome scientifico dell'asino domestico.